Radio Focus 3.0, il mistero della vita, con Cristina Pedetta, presenta Dialoghi sulla spiritualità, la nostra scienza interiore. E buongiorno e ben arrivati a questa nuova puntata, a questa nuova edizione di Dialoghi sulla spiritualità. Io oggi ho l'onore e il piacere di avere un nostro nuovo ospite e vi presento subito chi è: Anna Laura Ricci Manzoli. Ma chi è Anna Laura? Adesso vi do una piccola presentazione, poi lasciamo ad Anna Laura la sua presentazione. Lei è maître et penseur nel campo della numerologia da più di 40 anni, autrice di diversi libri, e poi ve li indicheremo, che fanno oggi scuola, pensate, in Italia e all'estero, ma non solo per gli appassionati di numerologia. Quindi iniziamo subito a dare il benvenuto ad Anna Laura. Buongiorno a lei e buongiorno a tutte. Grazie Anna Laura di essere qui con noi. Inizio subito con la domanda d'uopo: ma chi è Anna Laura Ricci Manzoli? Non glielo so rispondere chi è. Posso dire che è una persona molto riservata, che non ama apparire, non ama più apparire. Che ama molto studiare, e siccome i numeri sono infiniti, anche lo studio diventa infinito, quasi sfibrante, maniacale. Ecco chi è Anna Laura Ricci. Me lo sono sudata parecchio, ho dovuto lottare, perché io parlo di anni, anche se ero giovanissima, perché è stata una casualità la mia. Stavo dando la licenza liceale, ma matematica zoppicavo, e mia madre mi mandò da questo professore di origine rumena e bulgara, e mi cominciò a parlare della numerologia. Sa, come disse, folgorato, e lì ho sentito il daimon. Proprio la vocazione, e ho cominciato ad ascoltare lui invece di fare la matematica, e poi alla fine ho continuato di nascosto di mia madre, perché negli anni fine 60-70 c'erano ancora delle remore verso queste, chiamiamole scienze, le chiami come vuole, e quindi ho dovuto lottare anche con la famiglia, fare tutto di nascosto. È stata dura. Anna Laura, lei è una, quindi diremo, vengono chiamati anche pionieri, no? Delle nuove, ma non sono nuove, perché poi adesso ci racconterà quanto sono antiche, scienze nuove e riconosciute anche oggi in modo diverso. Dunque, questo periodo da giovanissima fino ad oggi le ha portato tanta conoscenza e sapienza. Oggi lei cosa intende, cosa significa per lei essere spirituale? Detta così è difficile da spiegare con metodi tradizionali. Io ho capito che c'è la connessione di me stessa con il creato, nel quale io mi ravvedo insieme agli esseri umani, soprattutto agli animali, ai vegetali. Quando vedo un albero che viene tagliato senza uno scopo ben preciso, mi vengono le lacrime agli occhi. Qualcuno sorriderà sentendo queste mie parole, però io tratto tutti alla stessa maniera, con grande educazione e rispetto, tanto le persone, tanto gli animali, quanto le piante. Questa per me è la spiritualità, e trovare la spiritualità nel creato, perché siamo stati creati su questa terra che stiamo distruggendo giorno per giorno. Abbiamo sentito come è entrata la numerologia. È molto bello quello che dice Anna Laura quando parla di vocazione, ed è un sentire, un'essenza molto particolare dal avere una passione. Qui stiamo parlando di vocazione, e quindi passerei all'argomento, uno dei due argomenti che ho il piacere di srotolare con lei. Che cos'è la numerologia? Io ho sempre affermato, passando anche per
una persona un po' originale, ma non ha importanza, che i numeri parlano, hanno delle vibrazioni, è un po' come i neuroni, si trasmettono. E quindi è lo studio del linguaggio dei numeri che non dobbiamo confondere con le cifre. Le cifre sono 2x3, eccetera. I numeri vanno scritti con la prima lettera, non so, 2, il D di 2 è maiuscolo, e hanno le loro vibrazioni. Incidono molto. Lei pensi che la vita di una persona è legata a un numero, per dire, un numero in più, un numero in meno, in un'analisi ti può dire, guarda, le cose vanno bene, non vanno bene, ma lì sono cifre. Invece le vibrazioni sono tutt'altro, è difficile da spiegare, molto difficile. Quindi quando noi parliamo di numerologia dobbiamo anche ricordare a che tradizione, a che scuole di pensiero stiamo dedicando la nostra attenzione. Sì. Nel suo caso che tipo di tradizioni ha studiato, si porta con sé? Innanzitutto si passa da Pitagora, si passa da Plotino, si passa, ce ne sono tanti, da Plauto, si passa da Platone, che nel De Repubblica, libro numero 10, lui dice che le anime, già parlava di reincarnazione, pensi, le anime sono giù nel fondo e dall'alto del monte, sa che i greci credevano nella montagna sacra degli dei, dove c'era Giove e tutti gli altri dei, guardavano giù e sceglievano l'anima in cui reincarnarsi. E da qui che poi è nato il karma, cioè tu ti reincarni perché devi purificarti dai peccati che hai fatto nella vita precedente, no? Quindi il nome del nascituro, come dice anche Plauto e Plotino, non lo sceglie il genitore, ma viene proprio scelto dal nascituro, che fa sì che il genitore è portato a dire scegliamo questo. Lo induce. Cioè, le faccio un esempio. Il mio papà voleva che io mi chiamassi Fiorella, mia madre voleva che mi chiamassi Cassandra, mi viene da ridere. Casualmente passa la ginecologa e dice speriamo che sia una bella bambina e la chiameremo Anna Laura. E loro hanno accettato. Mia madre sì, subito. Per fortuna, pensi Cassandra, Fiorella. È stata molto istintiva sua madre, dunque, ha ascoltato il messaggio che le stava lei stessa mandando dall'altra mia parte. Mia madre era una donna molto intuitiva. Il nome è un mantra. Il suo nome, se ripetuto, ripetuto, ripetuto all'infinito, è un mantra. Manda in circolo delle vibrazioni. Esatto. E quindi che la possono aiutare. Quante persone hanno, per esempio, cambiato nome? Facciamo un esempio, Sofia Costanza Brigida Villani Scicoloni, che era poi Sofia Loren. Fece un film che fu un fiasco, la Ida, con il nome di Maria di Lanza. Poi Ponti la portò a Parigi da un grosso numerologo e le scelse Sofia Loren col PH e da lì si aprirono le porte. Ma ce ne sono tanti, Bud Spencer, Mirella Freni. Beh, ce ne sono tantissime di questi esempi. Come si chiama quell'altro, il compagno di Bud Spencer? A Terence Hill. Esatto. Aveva un nome stranissimo, Mario Girotti, che fece un filmino da ventenne, eccetera, che fece un fiasco. Lui, questa fortuna con questo nome, insieme a Federsoli, Bud e Terence, sono stati al massimo della... Anche Sandra Milo, lei si chiama, tra l'altro un bellissimo nome, quello di origine, che è Elena Greco. Ce ne sono tanti. Quindi questi sono Ornella, i nomi... Ornella Muti, che Ornella si chiama Francesca Romana Rivelli. Ma ce ne sono tanti col cambio di nome, si questi può cambiare sono, il nome. Questi sono i famosi nomi d'arte che si scelgono. Quando una persona dice le cose, andiamo a vedere, vediamo se questo nome che porti dalla nascita va bene, altrimenti ti cambi nome. Però, momento,
ti devi far chiamare da tutti, anche se i tuoi documenti sono sempre quello che sei, come anche Brigitte Bardot si chiamò, si cambiò nome, sì. Sono sempre quelli, non so, Anna Laura Ricci Manzoli sui documenti, però tu da tutti ti fai chiamare, non so, Giovanna Vincenzi, per dire, Rossi. È un mantra, più si pronuncia, più le vibrazioni vanno nell'etere e più funzionano. Non è che tu cambi nome e poi lo lasci lì nel cassetto, non serve a niente. Devi dire a tutti gli amici, a chiunque, guardate, tu da oggi o mi chiamate così o io non rispondo. Spieghiamo uno questo, così facciamo subito una liaison tra la numerologia e i nomi. Quindi come passiamo a questo argomento dei nomi? Spiegaci la relazione numeri-nomi. Allora, la numerologia si basa prettamente sul nome. Il nome è proprio la radice della numerologia. Omen est numen. Cioè, nel nome c'è già il presagio. Io mi ricordo quando ho insegnato, che poi ho lasciato perché la numerologia mi tirava di più, ma per me stessa, il nome, io per esempio, i bambini, senza nulla togliere alle mamme che mi stanno ascoltando, però possono anche vedere, i bambini che si chiamano Filippo sono bambini molto intelligenti, molto maturi, ma difficili da tenere, cioè sono l'argento vivo e sono piccoli saccenti che mettono i genitori sull'attenti e poi in fondo hanno sempre ragione loro, quindi sono difficili da gestire. Ecco, il nome, uno mi dice, allora tutti i Franceschi sono uguali? No, adesso andiamoci piano, c'è il nome, il cognome e la data di nascita, perché Lei si chiama Cristina, quanti Cristina ci sono? Anche gli omonimi, quindi la data di nascita ci aiuta ancora di più. La data di nascita. Ora, quando lei mette a suo figlio il nome di suo papà, non so, Francesco Rossi era il nonno, Francesco Rossi è suo figlio. Poi cambia la data di nascita. Io ho lavorato molto sui gemelli monozigoti. Prendiamo il caso di Paolo Villaggio e il fratello, professore universitario a Pisa, alla Normale di Pisa, quanto dire, in fisica, e Paolo Villaggio, che anche se era un comico, era però un genio inventare dei personaggi che per quell'epoca lasciarono là per là le persone smarrite. Ma tuttora, guardando i film di Villaggio, si ride, ma si ride anche con un certo amaro in bocca, cioè di un'intelligenza geniale come il fratello. Paolo Villaggio risulta sui libri di storia, cultura e società come personaggio. Certo, ma anche sulla enciclopedia Treccani. Esatto. Quello che voglio dire, geniali tutti e due, ma hanno preso due branche diverse. Infatti la data di nascita e il cognome è identico, però cosa li contraddistingue? I nomi. Uno si chiama Paolo, l'altro non ricordo. Perché poi sa, anche l'astrologia come la numerologia, ognuno se la trasforma come vuole, a piacimento. È lì che io mi arrabbio. Se è una cosa scientifica, deve essere quella. Quindi, ricapitolando un attimo, per far capire anche alle persone che sono a digiuno e che stiamo iniziando a dare alcune immagini, alcuni pensieri, alcuni spunti. Il nome è fatto di lettere. Queste lettere corrispondono a un numero. Ecco, a dei numeri, sì. A dei numeri. Non vanno presi i nomignoli. Non so, Gigi, se ti chiami Giuseppe. No, se ti chiami Giuseppe, Giuseppe. Se tu ti chiami Giuseppe, però ti fai chiamare Giovanni, è Giovanni il nome da prendere, perché è lui, Giovanni il mantra che funziona. Ah, interessante questo, sì. Invece, quando noi abbiamo parlato fino adesso di nomi d'arte, invece quando si danno, si ricevono i nomi spirituali? Io rispetto il nome spirituale. Si fanno chiamare da quel momento in poi, sempre, non so, ha detto Devi? Deva. Deva, si fa chiamare Deva, sia Deva il nome da prendere in considerazione insieme al cognome. Però deve essere passato almeno un anno quando questo mantra continuamente è che tutti la chiamino così. Perché se in famiglia la chiamano Franca, non vale niente. Se soltanto nel raduno spirituale lei viene chiamata così, non conta. Allora, o ti fai chiamare sempre, ovunque e comunque Deva,
oppure si ritorna al nome d'origine, perché il nome è un mantra. Sì, sì. Il mantra, io credo molto al mantra, no? E queste vibrazioni vanno e si rafforzano sempre di più. Nomen est omen, cioè nel nome c'è già un presagio. Il tipo di presagio che adesso mi permetterò di dire si legge o si evince è di quale tipologia? Quindi parliamo di un presagio da, nel senso, un profilo psicologico, quindi della personalità, guardi, l'anima. Dove ho portato questa mia maniacale per la numerologia? A tal punto che noi possiamo vedere dal numeroscopo, che ho coniato io questa parola, numeroscopo, io dico che quando nasciamo, noi accanto alla culla, se si ricorda la bella favola della bella addormentata, abbiamo tanti doni, tantissimi. Poi crescendo piano piano, già iniziando dalla famiglia, già nell'infanzia, piano piano tutti questi doni, alcuni vengono, cominciano a mancare. Queste cose, questi traumi nell'infanzia vengono poi alla luce nella adolescenza, ma soprattutto nella maturità della persona che ricorre magari allo psicoterapeuta, allo psicanalista. E fa benissimo, perché sono persone serie, addette ad aiutare. Ma con la numerologia sono arrivata a vedere queste cose. Ecco, ma si può leggere anche, per esempio, quando si parla di ferita d'anima? Soprattutto, soprattutto. Perché i traumi dell'infanzia sono i più pericolosi e sono buchi, non traumi, buchi nell'animo della creatura. I bambini vanno chiamati col loro nome, non... Sì. Cretinetto, idiotino, ecco, io ho insegnato anche, questo. Anche i nomi diminutivi, se uno si chiama Luigi, Luigino. Ma è così bello Luigi. Per diminuire, è molto importante, questo è un bel messaggio che possiamo lanciare. Ma i nomignoli non mi piacciono, a me da piccola chiamavano Lalla. Io ho imposto, quando una persona mi travisa il nome... Io dico sempre, ricordatevi che chi vi travisa il nome non vi tiene in considerazione. Quando una persona mi chiama Anna e non Anna Laura, io chiudo. Quanto è importante accettare il nostro nome e il nostro cognome? Certo, se non l'accetti, il cognome oggi si può anche cambiare con la legge che c'è, ma se non accetti il tuo nome, te lo puoi cambiare. Un esempio di un ragazzo di nazionalità italiana, di madre estera e di papà italiano. E la mamma gli ha messo il secondo e terzo nome di dove proviene lei, lui si è sentito inadatto, al 18° anno è andato in comune e se l'è fatto cambiare, cioè se l'è fatto addirittura cancellare, cioè un nome solo, italianissimo. E quello sta facendo risuonare nell'etere, nel mondo, nella vita. Il suo nome, quegli altri non gli andavano bene, se non se li sentiva suoi. Ecco, lui si sente italiano, lo dico con orgoglio, al 100%. Allora, un'altra domanda che così entriamo ancora più dentro. Quali sono dunque i benefici che il numeroscopo ci può donare? Innanzitutto lo studio del proprio carattere, perché nel frontespizio di uno dei miei libri c'è scritto dimmi che carattere hai, ti dirò che destino avrai, perché se io dico prevedere per prevenire, e anche veggenza la numerologia, tu puoi vedere tutti gli anni che vuoi facendo dei calcoli, non so, mi puoi chiedere dimmi cosa farò e cosa mi accadrà nel 2026 e io riesco a vedere. È logico che noi possiamo tamponare il destino, ma a determinate condizioni. Prevedere per prevenire. Non c'è da spaventarsi se uno dice, mi raccomando, nel mese di ottobre sia molto attenta alla guida, eccetera, e poi tu fai le corna o gli scongiuri, non stai attenta alla guida e la cosa ti può succedere. Questo io parlo sempre della numerologia. La numerologia può vedere, prevedere per prevenire, che è una cosa molto importante. Sono molto degli aiuti, ecco i benefici. No, io mi prego di una persona che ormai sono
40 anni, che non dimentica mai i miei compleanni, i Natali, che io mi arrabbio, eccetera, che facendo un numeroscopo, la prima cosa che feci, dissi, senta, adesso che esce da qua, questo è il suo numeroscopo, gliel'ho consegnato, io se fossi lei mi farei un elettrocardiogramma. La parlasse spaventato, la moglie, sa, le donne sono molto più pratiche, molto più intuitive. Dopo neanche una settimana era sotto i ferri e si è salvato la vita. Quindi il destino si può anche deviare. Il mio daimon, cioè questa vocazione, ecco, questo ci tengo molto a dire, per scaramanzia, un libro dove voglio chiudere, cioè chiudere tutto il mio sapere. Ecco, proprio perché siamo arrivati adesso al momento libri, ti voglio fare questa domanda. Persone che sono principianti, che tipo di letture puoi consigliare anche per chi vuole intraprendere un percorso di ricerca e di applicazione? Io dico sempre, scegliete un autore, seguite quello, perché ho sempre detto, mia madre diceva sempre, anzi no, mia nonna diceva sempre, dove ci sono molti galli a cantare non si fa mai giorno. Prendere tanti testi, ci si confonde le idee, prendine uno e segui quello, poi vai, camminerai con le tue gambe, se sei all'altezza. Se non sei all'altezza, tienilo come un hobby. Non basta lo studio, ci vogliono tante altre cose, non dico la medianicità, entrare in simbiosi con queste vibrazioni. E quindi entrare in relazione. Allora, non l'hai detto tu, però lo voglio dire io, perché Anna Laura Ricci Manzoli ha scritto diversi libri, ve ne dirò uno dal titolo I segreti della numerologia, edizioni Mediterranee. Pensate, nel 1988 Anna Laura sta contribuendo con la sua sapienza già da moltissimo tempo. Quando io ero alla mia scrivania e davanti a me avevo il direttore del Carlino di Bologna, Cronaca di Bologna, però, e stavamo parlando e mi sono sentita quasi mancare improvvisamente, che lui si è spaventato. E poi ho detto, ho visto una visione. Tra l'altro io avevo fatto dei numeri la sera prima. E dice, cosa ha visto signora? Che lui è impallidito, si era spaventato più di me. Ho detto, delle persone tutte bianche, calde, con tutto bianco, e scendeva come tutta una polvere bianca. Dice, ma questa è una radiazione, è un'esplosione radioattiva. Ho detto, ma che dice? Dopo 6 giorni venne la notizia di Chernobyl, e questo purtroppo è scoppiata come una bomba, le televisioni, le chiamate, eccetera. E io mi sentivo strumentalizzata, cioè ti mettono lì, ciak, mi raccomando, parli, fai, non è per me, io sono umana, non disumana, non sono un animale dal palcoscenico. E lì è scoppiata la bomba di Anna Laura Ricci Manzoli, che è unica, che ha visto con 6 giorni d'anticipo, eccetera. Ma di previsioni ne ho fatte tante, per fortuna non c'era nessun direttore e sono rimaste lì con quei pochi che lo sanno. C'è anche una sensibilità di fondo, cioè io e i numeri è come se ci fossimo sposati, l'uno compensa l'altro, la mia sensibilità molto acuta, non dico veggenza, sensibilità, senza di loro non può funzionare e viceversa. E questo è quello che io ho con questi numeri. In questi anni come è cambiata la sua vita grazie a questo percorso? Rispondo solo tramite mail, non ricevo nessuno nel mio studio, vivo una vita molto appartata, adoro i miei nipoti, poi ho due libri contemporaneamente, no, non si può fare una cosa del genere, una è di numerologia che è proprio la sintesi, tutto il mio sapere messo lì agli altri, a disposizione. E invece i numeri, che cosa le hanno insegnato a lei? Questa è una domanda da 100 milioni di euro. Forse mi hanno insegnato che c'è qualcosa al di là dell'atmosfera, a un credo,
a un qualcosa di superiore, qualcosa, e quel qualcosa io mi rivolgo a questo qualcosa, questo essere, perché altrimenti non si spiega questo dono che io ho avuto. C'è chi diventa come Paganini, il grande del violino, chi Leonardo da Vinci, eccetera. Ci può essere anche una persona che riesce a dialogare con dei numeri, anche se sono una darwiniana. Ecco, e qui c'è una dicotomia. Sì. C'è un essere, però sono darwiniana. Non è detto che l'essere ha fatto la costola di Adamo, eccetera, che poi non si riscontra nella realtà, ma può essere che si è servito di una mutazione, come Darwin dice, la continuità e l'evoluzione della specie. Ecco, questo mi hanno fatto capire. La spiritualità da una parte, non la presunzione di dire io non credo, in un essere unico, che per me non ha nome. Io dico sempre tu, Dio degli universi, chissà quanti universi ci saranno, è il padrone e signore di tutti gli universi. C'è una religiosità, ma al tempo stesso questa religiosità non cozza con le teorie darwiniane. Tutto questo amore per la natura, eccetera, non so perché, a parte gli animali, che io ho sempre amato gli animali e sono una per i cani, ma con la numerologia non so perché ho sviluppato queste conoscenze, ho tutti i testi di Mancuso, lo reclamizzo nel mio blog per le piante, gli animali, anche gli esseri umani. Allora, Laura, ti voglio fare un'altra domanda, ritornando. Scusa se ti interrompo, mi ha aiutato a. Ecco, questa è la parola esatta, a maturare molto, a dedicarmi molto agli altri. Questo sì. Noi prima abbiamo affrontato il numeroscopo e il nome proprio della persona o il nome che risuona di più. E noi possiamo quindi fare dei presagi sulle persone fisiche, ma anche sui luoghi, sugli eventi, anche su una scelta da dover prendere, che siamo magari un po' confusi, insicuri. Anche sugli animali, se fossi un ministro eccetera metterei all'animale. Che entra in una famiglia il cognome della famiglia e poi non tutti sono registrati con il microchip e lo renderei obbligatorio con delle multe veramente salate, così si evita gli abbandoni eccetera, e perché anche gli animali fanno parte della famiglia. Io ho scelto sempre il nome dei miei cani attraverso la numerologia. Dalla targa di una macchina puoi sapere, tu prendi una macchina facendo dei calcoli, eccetera, se questa macchina ti darà problemi di motore o di incidenti, oppure una macchina che non ti darà mai dei problemi. Quindi anche se abbiamo la data di nascita del nostro animale, più il nome. Ma soprattutto, io ho avuto su dei giornali, Donne di Garbo, eccetera, facevo proprio l'oroscopo con la numerologia per gli animali, per i cagnolini, però non si chiama Ariete Toro, ma si chiama 1, 2, 3, 4. E si può anche sapere per quale motivo è nella nostra casa, che compito ha con noi? Lì dipende molto dal padrone e dipende molto, soprattutto gli animali, i meticci. Se tu allora hai fatto il numeroscopo, hai fatto dei... Ma la prima cosa per trovargli con la data di nascita che mi ha dato quello dove ho preso i cani... E cosa hai riscontrato? Ho riscontrato, per esempio, nella mia, si chiama Zeta, io amo molto la Zeta perché è una lettera molto importante e le ha dato un carattere straordinario. È di un'intelligenza pazzesca, quasi mi fa paura. L'altra, il nome gliel'aveva data a mio figlio, e io ho guardato, è una bonacciona, ma non ha delle corrispondenze eccezionali. Ecco, obbedisce, brava, bravissima con gli altri, con i bambini soprattutto, mentre Zeta, per esempio, è molto gelosa di me e allora non posso stare vicina a dei bambini che non siano i miei nipoti con lei, perché si ingelosisce, però è intelligente.
Prima hai parlato di destino, delle linee di destino. Sì, sì. Questo è un argomento sempre molto delicato, visto che tu vieni anche e hai avuto la fortuna e anche la scelta di aver fatto degli studi filosofici. Si è sempre molto parlato di questo destino o fato, una predestinazione. Tu invece prima hai parlato delle linee di destino che possono essere mutate. Ce lo puoi spiegare un pochino? Un momento. Io ho studiato anche questo. Cioè, mi chiedo, non so, la notizia di ieri... C'erano dei bambini al campo estivo che giocavano, eccetera. Credo che stessero facendo la caccia al tesoro. Questi ragazzi si avvicinano a questo pozzo, uno dei quali poggia il foglio per leggere, ci si appoggia, la grata precipita e lui precipita su 30 metri e muore. Perché gli altri no? Perché lui sì. Perché se prendiamo un aereo c'è il sopravvissuto o massimo i due più sopravvissuti e gli altri 180 sono morti. È qui che subentra il fatto, del destino. Non so se ti ricordi quella serie di tre film, Final Destination. Sì, sì. Ecco, bellissimi film che ogni tanto me li vedo. Io credo nella predestinazione delle persone. Credo, quando tu senti, passavo per strada, incontro il produttore, mi guarda, dice vieni, vieni, ti propongo e diventi una star. Sei un bravissimo ingegnere, eccetera, e non hai fortuna. Ci sono tantissime cose che ti fanno pensare che c'è un destino. Possiamo mitigarlo cambiando se il nome o il cognome non quadra, trovare un nome che possa mitigare il destino. Non è che poi diventi miliardario, per dire, o vinci, io te lo auguro, ma non dico questo. Però ti allenta un po' la pressione. Però che ci sia una certa predestinazione, sì, altrimenti non si spiegano tante cose. Prima avevi detto che si può vedere dalla targa di una macchina o dal nome, appunto, la data di nascita, se ci possono essere indeterminate date degli eventi, come sì, degli incidenti. Si può vedere. Si può vedere. Però la macchina la guidi sempre tu, se vai a sbattere e magari c'hai il cellulare, stai chattando. Però sicuramente veniamo chiamati ad un'attenzione. Esatto, la targa ti dà un indizio, puoi avere degli incidenti, però non chattare mentre stai guidando, parla con le cuffie, non ti distrarre, a maggior ragione che la tua macchina è predisposta ad avere degli incidenti. Ecco, questo significa, tu devi avere l'attenzione, non dici, è la targa. Sì, la targa è predisposta, ma predisposta perché sei tu il guidatore. Tu che guidi la tua macchina, la vedi. Per esempio, io ho una macchina che mi dà sempre problemi, lo so, mi sono messa l'anima in pace, mi dà problemi meccanici. E ho cambiato tanti meccanici, non dipende da loro. È tutto sì. Lì. Cioè, la numerologia ti indica, ma poi sei tu l'artefice, come dice Platone, sei tu che ti scegli... il corpo dove reincarnarti. Le anime sono su, sulla montagna sacra e guardano giù i corpi in cui reincarnarsi. Sei sempre tu l'artefice di tutto. C'è una predestinazione però. Allora Anna Laura, io su questo ti ringrazio e voglio concludere con un pezzo del tuo libro, così accompagniamo gli ascoltatori a questa giornata di lunedì, inizio settimana di settembre. Anna Laura scrive: tutto è numero, i numeri sono l'essenza delle cose. Ogni spazio è un numero, componenti essenziali dello spazio sono i punti. La numerologia quindi non è solo la più antica mantica, ma conoscendo il linguaggio dei numeri è il mezzo per conoscere se stessi e il proprio destino. Ti ringrazio che hai chiuso con questa frase
perché io ho due frasi che mi piacciono molto. Dimmi il tuo carattere, ti dirò il destino che avrai, e questa che hai appena letto, perché ritengo che sia vero. Io ti ringrazio tantissimo e magari puoi tornare, se ti farà piacere, con un altro argomento. Soprattutto quando avrò anche il nuovo libro. Quando avrai il nuovo libro, però io voglio dare una piccola anteprima e non voglio dimenticare di segnalare il tuo sito, che è numeriestelle.com. Quindi potete trovare Anna Laura lì, leggere tutti i suoi inserti, blog e tutto quello che lei inserisce e sta continuando a lavorare per sé e per noi. Quindi l'argomento potrebbe essere la prossima volta le rune e talismani. Bravissima, bravissima, se sapessi le rune. Io sono curiosissima e sono un amante delle rune. Sì, ma le rune ti puoi fare anche il tuo talismano, il tuo portafortuna con le rune. Allora non anticipiamo nient'altro, lasciamo un sospeso così. Un sospeso così, va bene? Tanti saluti e grazie. Ti abbraccio, caramente. E anche per quest'oggi, lunedì 7 di settembre, ci ritroviamo a salutarci. Io vi auguro un buonissimo inizio di settimana, come ogni settimana si riprendono i lavori, i ritmi e fra breve anche le scuole. Auguro a tutti tanta serenità e vi ricordo di condividere i nostri post, le nostre iniziative sul gruppo Facebook privato Focus 3.0 Il Mistero della Vita e di seguire sempre di più l'altra pagina che è Radio Focus 3.0, proprio per condividere, fare cultura e informazione. Potete non solo condividere ma anche scaricare ogni puntata. Io sono Cristina Pedetta e vi abbraccio dal mio al vostro cuore. Radio Focus 3.0 Il Mistero della Vita presenta dialoghi sulla spiritualità, la nostra scienza interiore.